Ciao a tutti, bentornati su Animalpedia. I cani sono animali affettuosi che dimostrano quanto adorano le persone che amano in diversi modi. Grazie al test di Mary Ainsworth è stato possibile studiare l'attaccamento del cane al padrone. Quando quest'ultimo non è in casa, l'animale si sente come disorientato in sua assenza, poiché il legame è simile a quello che si instaura tra madre e figlio. I cosiddetti comportamenti affiliativi del cane comprendono alcuni atteggiamenti che di sicuro riconoscerai. Il cane mostra un attaccamento particolare nei confronti di una persona specifica, la prende come figura di riferimento. Quando si separa da essa mostra livelli di stress superiori, quindi tende a giocare ed esplorare meno, e rifiuta i nemici del padrone. Vediamo ora uno per uno i 10 segnali per capire che il cane ti vuole bene. Buona visione! I cani sono curiosi per natura, per cui si fiondano verso la porta ogni volta che qualcuno entra in casa, luogo che sentono come proprio e che devono vigilare. Se ogni volta che ritorni a casa il cane ti fa le feste, è pazzo di gioia e non vedeva l'ora di rivederti. Se il cane scodinzola o addirittura muove i fianchi, sii felice. È un segnale evidente che il tuo cane vuole giocare ed è entusiasta di vederti. Il messaggio è chiaro, ti sta comunicando che ti vuole bene. Quella di voler giocare è un'abitudine che i cani non perdono mai, nemmeno da adulti, a meno che purtroppo non soffrano di problemi di salute o comportamentali, come nel caso della demenza senile o di alti livelli di stress. Quando ti insegue facendoti capire che vuole giocare o portandoti addirittura a un gioco, è felice e adora giocare con te. Se il cane gira la testa quando gli parli, muove le sopracciglia e sta sempre attento a tutto ciò che fai, significa che sei una persona molto speciale per lui. L'attenzione che ti presta è direttamente proporzionale all'affetto che prova per te. Che il tuo cane voglia stare costantemente al tuo fianco è un segnale molto importante di fiducia e di benessere. Anche se esistono cani più affettuosi, o tra virgolette appiccicosi di altri, la maggior parte di questi non può resistere al desiderio di accompagnarti in qualsiasi posto. È importante imparare a distinguere questo comportamento da quello invece provocato dall'ansia da separazione, ovvero quando il cane non riesce a gestire la solitudine e comincia a mostrare comportamenti distruttivi, latrati disperati, urina e feci in casa. Si sa, ai cani piace leccare. Quasi sempre, quando un cane ti lecca in faccia, ti sta inviando un chiaro segnale di amicizia e questo segnale, rispetto a tutti i precedenti, ti fa capire che sei la persona preferita in assoluto del cane. Non bisogna insegnare a un cane la difesa e l'attacco affinché ci si possa difendere. Infatti noi di Animalpedia non consigliamo di utilizzare questo tipo di addestramento, in quanto può aumentare i livelli di stress e avere gravi conseguenze se a ostruire il cane a qualcuno di poco esperto. Tuttavia, è normale che per istinto un cane si mostri ostile nei confronti delle persone che ci grenano contro o tentano di aggredirci. Anche se può sembrarti un comportamento positivo, non incoraggiare questi atteggiamenti, perché potrebbero portare il cane a comportarsi in maniera aggressiva come è norma. I cani sono capaci di percepire il dolore delle persone che li circondano in diversi modi. Per esempio riconoscono il pianto, molto simile al loro ululato, e molti altri atteggiamenti tipici di quando siamo giù di morale. Per questo motivo non deve sorprenderci che tentino di consolarci rimanendoci accanto oppure offrendoci piccoli gesti d'amore. Anche se non è facile crederlo, quasi tutti i cani non si sentono a proprio agio quando vengono abbracciati o riempiti di baci, perché si sentono bloccati e soffocati. Se il cane inizia a sbadigliare e gira la testa quando lo abbracci, sta mostrando un segnale di calma. Tuttavia, capisce che a te piace comportarti così e quindi ti lascia fare, dimostrandosi così tutto il suo amore. Regalagli in cambio un complimento, come «Bravo cucciolo mio» o un «Ti voglio bene». Il cane è senza dubbio l'animale più fedele che possa esistere. Se gli dedichi molto tempo, lo ami e gli offri per quanto possibile la miglior qualità di vita, avrai per sempre accanto un amico fedele che non ti abbandonerà mai. E il tuo amico a quattro zampe come ti dimostra che sei il suo preferito? Faccelo sapere nei commenti, metti like se ti è piaciuto il video e iscriviti al canale per non perderti mai nulla. Alla prossima!